Allora ragazzi, questo signore qua alle mie spalle, penso che lo conoscete, è, a giudicare dal capello, è un periodo, diciamo, sicuramente di grandi lavori e grandi pensieri, no Boggi? Di pensieri soprattutto. Siamo a bordo di Alla Grande, class 40 di Ambrogio Beccaria, dentro la San Giorgio Marine. Boggi, cosa ci fai vedere adesso? Beh, intanto bello che siamo a bordo di Alla Grande, non l'avevo ancora mai detto, perché in effetti adesso si può salire, cioè c'è una barca vera e propria. Quindi faccio vedere il frutto del lavoro del mitico Alla Grande team, che cosa ha prodotto, che è un'opera d'arte. Siamo vicini al varo, quindi adesso ci facciamo raccontare dallo skipper direttamente i segreti di questa barca e cerchiamo di capire un po' come è stata costruita. Seguiteci. Allora Ambrogio, Alla Grande alle tue spalle sembra già una barca. Ma lo è. Lo è, nel senso che la parte di composito ci siamo quasi finita. Mancano i timoni, il compresso, facciamo tutto in casa, tutto homemade, anche perché sono dei dettagli ovviamente non trascurabili. E adesso inizia soprattutto la fase di installazione dei sistemi, insomma sembra semplice perché ogni volta che ricevi un pezzo dici vabbè basta installarlo a bordo. Il problema è che ogni volta che arriva questo pezzo in magazzino poi bisogna studiare il modo più leggero per installarlo, più affidabile, come lo utilizzerò, e quindi vogliamo sempre fare dei piccoli aggiustamenti, quindi in realtà prende tantissimo tempo, ma è anche un po' la parte bella di fare un progetto custom proprio cucito su di te, insomma. Il progetto di Ambrogio è un grandissimo progetto perché, come abbiamo sempre detto, non abbiamo sentito dire da tutti quanti, è un progetto tutto italiano. E quindi questo per me è molto importante perché comunque risalta i valori che abbiamo in Italia e ci porta a dimostrare che siamo veramente molto competitivi sia nella costruzione che nella progettazione insieme a Gianluca e a Fabio. E è la prima barca che uscirà dal cantiere come San Giorgio Marine e quindi per noi è un po' il nostro biglietto da visita e il nostro modo anche per entrare in questo mondo racing oceanico. Sicuramente abbiamo cercato una barca con la minore resistenza possibile, ma non quella con la più bassa di tutte. Cioè alla fine abbiamo scelto una barca con poca resistenza, sicuramente tra la famiglia di carene che avevamo trovato, ma quella con il carattere che io volevo. Quindi di non aver tralasciato gli input dello skipper, diciamo, in questo progetto. Il metodo era questo, no? Farli lavorare insieme fin dall'inizio, prima di disegnare la carena, sapere un po' appunto come cambia in funzione di che vela avremo, la spinta e l'altezza di questa spinta che cambia l'assetto longitudinale della barca, no? Perché io l'input maggiore che davo era che volevo una barca che volasse senza foil, no? Cioè che deve avere la prua costantemente fuori dall'acqua, soprattutto quando andiamo veloce. Perché un windsurf funziona con la prua fuori, quando metti la prua in acqua ti accappotti e la barca vela uguale. Quindi l'idea era sapere che tipo di spinta abbiamo per disegnarci la miglior carena possibile e fare un giro di progetto attorno a questi due input, ecco. A me piacciono le grandi sfide e quindi questa è una grande sfida che ho deciso di iniziare insieme alla San Giorgio del Porto, insieme a Ferdinando, Matteo, Pico, quindi vari soci della San Giorgio del Porto, e a Pietro Bozzo. E questa sfida abbiamo deciso di affrontarla perché manca a Genova, manca in Liguria una realtà come questa. Perché a Genova? Genova perché è la mia città, quindi è una città che conosco bene, una città che amo, è una città secondo me che offre tantissime potenzialità, una città in rilancio. Perché San Giorgio? Come sappiamo noi liguri, genovesi, San Giorgio è la bandiera di Genova, quindi è lo sfondo bianco con la croce rossa ed è la bandiera che era stata affittata, si può dire, all'Inghilterra quando voleva commerciare nel Mediterraneo per non essere attaccata dai pirati, perché si sapeva che all'epoca i genovesi avevano una grossa capacità, una grossa dominanza nei mari, quindi è una bandiera ed è un nome legato al mare, legato alla navigazione, legato al mondo italiano. Guarda, il nostro obiettivo è creare un polo
nautico legato alle barche a vela di livello, dove all'interno del posto cantiere possono trovare a 360 gradi un servizio, quindi dall'armatore che decide di costruire nuovo all'armatore che ha la sua barca a vela e vuole modificare o aggiustarlo o semplicemente fare un normale refit. Quello che cerchiamo di fare è di mettere in casa tutte le competenze per poter dare un'assistenza a 360 gradi del mondo barca a vela spinto, diciamo.